Ciao a tutti! Oggi vi faremo vedere come realizziamo degli orologi in legno massiccio pirografato. Qui ad esempio vediamo che abbiamo pirografato persino la corteccia di un pezzo di tronco. Poi l'abbiamo lucidata e questi sono orologi ancora da preparare. Abbiamo pirografato i numeri. Qui invece vediamo un orologio quasi giunto al termine. È stato pirografato e poi lucidato con della resina. Il meccanismo è stato applicato all'interno di uno scavo. Vediamo che l'effetto della resina rende lucido il legno. Questo serve sia per proteggerlo dalla polvere, dalla luce. Qui invece vediamo un pezzo grezzo di larice e proprio come questo pezzo abbiamo creato un orologio. Qui alcune fasi della lavorazione e qui l'effetto finale. Era lo stesso legno che è stato pirografato e poi lucidato. Anche qui la corteccia è stata pirografata per renderla un po' particolare. Poi abbiamo utilizzato anche quattro numeri cardinali in resina di color oro che si abbinano alle lancette sempre color oro che abbiamo deciso di applicare. L'orologio è stato lisciato perfettamente sulla base in modo da poterlo anche appoggiare. Qui vedete i meccanismi, abbiamo scelto di utilizzare dei meccanismi di qualità. L'applicazione delle lancette, prima quella delle ore, poi i minuti, infine i secondi. Regoliamo anche la lancetta dei secondi, le dimensioni giuste, e tagliamo la coda che ci sembra più carino senza la coda. Con la batteria risolviamo tutti i problemi e facciamo partire l'orologio. È sufficiente una batteria da 2A, normalissima, e l'orologio inizia a funzionare. Qui vediamo che abbiamo utilizzato per fare questi uccellini uno stencil. Ecco, gli orologi possono essere sia appoggiati, perché appunto la base è stata completamente resa orizzontale e lisciata. Vediamo la corteccia pirografata che lo rende proprio particolare. Il meccanismo incastrato. E qui l'altro orologio, anche questo, può essere appoggiato. Oppure appeso al muro. Spero che vi siano piaciuti. Se vi interessa un pirografo, stencil, meccanismi per orologi, siamo a disposizione su elettronicadidattica.com. Continuate a seguirci, faremo tanti altri video, speriamo interessanti, e vi salutiamo. Ciao a tutti!